Ciao a tutti e benvenuti su Top Games. Oggi parleremo della difficoltà all'interno del mondo dei Souls, ma anche all'interno dei videogiochi in generale. Parleremo del perché dobbiamo compiere determinate azioni prima di poter accedere all'interno del DLC di Elden Ring. Enotria The Last Song, la nuova patch della demo, avrà fatto casino? Parleremo anche di un creator molto particolare che riesce a portare questa all'interno del mondo dei videogiochi. Chi ci segue da un po' ormai lo sa già, questa è Domenica Souls, la trasmissione che va in onda ogni domenica alle 10 solo su Top Games e ti porta nel mondo dei Souls in una maniera tutta nuova. News sui videogiochi in generale, news sul mondo dei Souls, approfondimenti specifici su determinati argomenti, il quizzettone, il momento più atteso da chi lo aspetta e soprattutto le interviste, una di quelle cose che a me piace veramente tantissimo fare. E niente, possiamo iniziare. Ho provato l'ultima patch che i ragazzi di Jamma Games hanno inserito nella versione PlayStation 5 di Enotria The Last Song ed è successo proprio quello che non mi sarei mai aspettato. Il gioco si è incasinato. Sono arrivato a fatica alla prima boss fight, quella contro Curtis, e ho iniziato il combattimento, come avevo già fatto oltretutto in precedenza, ma qualcosa era diverso. Io colpivo e facevo meno danno. Anche con attacchi pesanti il risultato non era dei migliori. Poi mi spostavo e il nemico riusciva lo stesso a colpirmi, senza una logica ben precisa. Anche il moveset era decisamente cambiato. Curtis ora aveva anche i loop ed eseguiva attacchi diversi rispetto a quelli che aveva in precedenza, decisamente più devastanti dei precedenti. Non lo so, non mi sono proprio trovato a mio agio e oltretutto non riesco a capire come si possa alzare così tanto la difficoltà del gioco a discapito dell'esperienza di gioco del giocatore. Alla fine, dopo aver imparato a memoria ogni singolo movimento di Curtis, sono riuscito a batterlo. Ma hanno davvero fatto un casino e... No. Aspetta. Livello 1? Ammettetelo, ci avevate creduto per un momento. Andrea sta parlando male di Enotria. No. Intanto ci vuole un piccolo disclaimer, lo hanno detto da tutte le parti, compreso sul canale Telegram ufficiale di Enotria The Last Song, dove vengono pubblicati tutti i patch note in versione integrale. Per giocare senza problemi bisogna fare un nuovo save, non utilizzate il salvataggio precedente perché potrebbe dare dei problemi. Detto questo, i nemici sono più attivi e soprattutto sanno incassare meglio i colpi. Mi è piaciuto parecchio questo cambiamento, il tragitto ora è molto più interessante da fare e richiede un pelo più di impegno. Io ho giocato a livello 1 non per tirarmela con gli amici al bar, ma perché ho già giocato il titolo a livello 1 e non avevo percepito realmente un senso di difficoltà, ma solamente quello del divertimento. Oggi questo è cambiato in meglio, regalandomi una sfida e una buonissima dose di divertimento. Come tutti i Souls, ha meccaniche che una volta imparate non hanno più segreti. Ad esempio, mescolando un paio di perks, si possono mandare in critico i nemici anche solo schivando i loro colpi. Se siete scarsi come me con i parry, questa diciamo che è la via. Si possono fare i parry anche agli oggetti da lancio che ci vengono tirati contro dai nemici. Questa è un'aggiunta da non ignorare, perché è vero che prendiamo comunque il danno da esplosione, se ovviamente l'oggetto lanciato ha l'esplosione, ma a memoria non mi viene in mente un altro titolo che mi permetta di fare una cosa di questo genere, quindi la trovo una parte innovativa e molto interessante del gioco. È una demo perfetta? No, queste imperfezioni però possono minare l'esperienza di gioco? Sì, se si schiantasse ogni 30 secondi, ma in questo caso specifico non succede, quindi ehi, ci sta, nel senso, ci sono i gameplay integrali sul canale dedicato che trovate qua sotto in descrizione, non ho mai avuto crash particolari, ne ho avuto soltanto quando c'era il problema dei save. Una volta risolto quel problema, io non ho più avuto crash in game. L'altro giorno stavo guardando una live di quel che resta del gioco, dove si trattava un tema che io definirei bipolarismo videoludico. E si discuteva di un fatto molto particolare, che se una cavolata la fa un gioco minore è una cavolata, ma se la fa un major come Elden Ring, Zelda, Final Fantasy, è una scelta stilistica.
Non credo di dovervi spiegare perché tutto questo suona esageratamente male. Ora parliamo un attimino di una critica molto sottile, fatta ovviamente dai commentatori seriali. Le animazioni non le hanno fatte loro, sono acquistate sullo store Epic. Da sviluppatore riconosco anche le animazioni usate. E? Questa cosa in particolare l'ho proprio voluta approfondire e la prima osservazione che mi viene da fare è: che cosa sviluppi? Perché sono uno sviluppatore è un termine assai vago e anche io sono uno sviluppatore, ma so fare siti web, app e plugin. Poi credo che affermazioni di questo genere siano un po' fortine e dovrebbero essere sostenute magari con nome e cognome ben visibile. Non è per qualcosa, ma con un nick finto e questa davanti io posso dire di essere stato campione mondiale di supercazzole, ma è solo così che i nodi vengono al pettine. Comunque sia, ho voluto fidarmi, ho voluto dare credito a questo commento e ho indagato per capire di più anche a livello personale ed è venuto fuori che all'interno di Enotria ci sono asset acquistati, come nel 90% dei giochi. Quindi, ehi, niente di nuovo all'orizzonte, ma qual è la proporzione degli assets rispetto al contenuto creato da Jamma Games? 10%. Tutto sto casino per il 10%. Il gioco ha più di 1000 animazioni, i moveset del main character sono composti solitamente di 16 animazioni in totale per 8 varianti dettate dalle armi utilizzate. Badate bene, le animazioni sono custom, quindi fatte a mano. I boss che troviamo all'interno della demo sono stati realizzati in due modi differenti. Curtis è mock-up, mentre Vermiglio è interamente fatto a mano. E qua ti sfido. Lo sapevi, te ne eri reso conto? E se sì, qua sotto nei commenti fammi sapere quale dei due hai preferito, come moveset e come atteggiamento all'interno dell'arena. Parlando degli ambienti, ci sono assets e alcuni li conosco anche bene perché avevo fatto un video dedicato al fatto che le colonne fossero state sbagliate all'interno del gioco, senza ovviamente andare a calcolare che determinate cose provenissero da degli asset acquistati. Ma poi, parlandone, siamo arrivati al succo del discorso e tutto l'insieme delle strutture poi è stato modificato interamente custom per renderlo adeguato al gioco che stiamo giocando. Sinceramente parlando, anche se l'intero gioco fosse stato creato con degli asset predefiniti, non me ne fregherebbe assolutamente niente. Quella roba sta lì proprio perché gli sviluppatori la usino e la facciano propria. Quindi non sono io nessuno per dire che è giusto o sbagliato acquistare un determinato prodotto all'interno di uno store che lo mette a disposizione degli sviluppatori in piena regola e nel rispetto della più totale legge. Cioè, è come lamentarsi di un gommista che ha le gomme, cioè un concetto che al netto di tutte le sfumature e scuse che vogliamo trovare ha la profondità di una pozzanghera dopo un weekend di sole cocente. Comunque detto questo, io ho battuto Curtis a livello 1, che si sappia, e metti un like. E la linea ora passa a Samuel. Recentemente abbiamo scoperto, grazie ad X e a Miyazaki, che per poter accedere al DLC di Elden Ring dovremmo aver battuto sia Mogwin che Radahn. Per Mogwin direi che la cosa è più che sensata. In fondo si trova proprio di fronte al bozzolo e alla mano che ci permetteranno di accedere alla nuova fetta di gioco, ma perché Radahn? Radahn, tecnicamente parlando, è una creatura impazzita che vaga per Kaelid, totalmente fuori di senno, che non fa altro se non uccidere tutto quello che gli viene scagliato contro e tenere in stasi le stelle. Ed è qui che mi è venuto in mente che l'unico motivo per batterlo è proprio che le stelle abbiano bisogno di essere di nuovo in movimento per poter accedere al Regno delle Ombre. Sappiamo che il Regno delle Ombre si trova in un'altra dimensione, nascosta come da un velo e completamente inaccessibile ai molti. Questo funziona praticamente come la tavola rotonda, alla quale si può accedere solamente grazie a Melina la prima volta e successivamente tramite la Grazia, unico metodo di spostamento di senza luce. La mia supposizione è che la tavola rotonda sia in una bolla temporale presente nella stessa dimensione dell'Interregno, ma allo stesso tempo inaccessibile, mentre il Reame delle Ombre si trova in un ipotetico più in là, da qualche parte lontana, e che bloccando le stelle Radahn abbia bloccato in qualche maniera anche l'accesso a questo regno. Ovviamente sono tutte speculazioni che non sono assolutamente confermate. Prendi con le pinze questa mia affermazione e sappimi dire che cosa ne pensi nei commenti. Nel mentre però voglio parlarti di tre teorie che analizzano come mai Radahn potrebbe aver deciso di fermare le stelle. E l'ultima è mia personale e collegherebbe anche il Reame delle Ombre a tutto questo.
La prima teoria è quella che trovo più insensata, ossia Radan ha deciso di bloccare le stelle per interferire con i piani di Ranni. Piccolo recap, Radan, Ranni e Rykard sono fratelli, figli di Radagon e Rennala, ed ognuno ha preso delle vie diverse. Rykard ha cercato la blasfemia ed ha fondato un credo su di essa. Ranni ha dato tutta se stessa per la Luna Nera, mentre Radan è diventato un valoroso condottiero. Sappiamo che Ranni è l'unica dei tre fratelli ad essere stata scelta come Empirea, tant'è che ha delle sue dita personali e che tutto il suo grande piano deriva proprio dall'evitare questo controllo. Questa teoria immagina che Radan sia geloso della sorella, perché è stata selezionata come Empirea mentre lui non è stato nemmeno preso in considerazione. In questo caso mi sento di dire che questa teoria potrebbe essere totalmente insensata. Certo, Radan ha puntato ad ottenere sempre più potere, imparando la magia gravitazionale, ma non vedo perché avrebbe dovuto voler diventare un Empireo, quando le sue mire erano quelle di diventare come Godfrey o Radagon, entrambi condottieri che lui stimava per la loro capacità in battaglia. Per dirtela franca, non credo proprio che Radan abbia fermato le stelle per interferire con i piani di Ranni e bloccare così la Luna Nera. Sarebbe più probabile, se proprio volessimo credere a questa opzione, che il condottiero, una volta scoperti i piani della sorella, l'avesse fermata con una sana botta in testa con le sue spade enormi. La seconda teoria ha più senso ed è anche, credo, la più famosa. Radan ha fermato le stelle per difendere l'Interregno dall'invasione delle creature cosmiche. Questa versione la conosciamo tutti e sembra essere anche la più sensata. Radan ha imparato la magia gravitazionale e la ha affinata in maniera incredibile, tanto da poter fermare e mantenere ferme le stelle e le costellazioni nello stato in cui lo troviamo noi a Kaelid. Tutto questo per fermare l'invasione delle bestie meteoriche e degli Astel, fammeli chiamare Astel. Sappiamo che quest'ultimo è un boss che viene definito una stella malformata, e sappiamo che in Elden Ring non c'è un solo Astel, e dovevano in realtà essercene molti di più. E fino a qui tutto sembra quadrare, no? Però pensiamoci bene, Radan sarebbe tipo da stare sulla difensiva? Assolutamente no. Il suo personaggio è orgoglioso, con obiettivi importanti, ma tutti legati alla conquista e al dominio, e dall'imporsi sfide personali per portarsi ai suoi personali limiti ed elevarsi sempre di più in forza e fama. Non mi stupirebbe invece se fosse tutto il contrario. Radan ha bloccato le stelle per poter affrontare i nemici cosmici quando lo ritiene più opportuno. Tant'è che le sue spade hanno in primis l'abilità di attirare a sé i nemici. Con il cielo bloccato e questo potere, lui avrebbe potuto attirare a sé le creature cosmiche e dare battaglia, dimostrando all'Interregno il suo potere. Anche questo spezzone fa parte di una terza teoria che andrebbe a mitigare la seconda della difesa. Ed è proprio quest'ultima parte della teoria che prenderò per buona per creare la mia. Quindi arriviamo ad un punto in cui Radan ha bloccato le stelle per gioco, solamente per poter chiamare giù un astel o due ogni qualvolta si volesse dilettare in uno scontro. E se facendo questo però il nostro condottiero avesse bloccato anche l'accesso alla dimensione del Regno delle Ombre? Piccola parentesi, da qua in avanti sto speculando allegramente e quindi sono tutti i miei viaggi mentali, non dare niente per certo o per sicuro. Astel, bestie meteoriche e simili non vengono dal cielo come credevamo tutti, bensì da un'altra dimensione. In fondo, sappiamo dalle descrizioni dei suoi oggetti che Astel è un essere che proviene dal vuoto, che potremmo considerare in effetti un'altra dimensione. Potremmo inoltre supporre che prima che Radan bloccasse le stelle, alcune creature potessero spostarsi da una dimensione all'altra, proprio come Astel, e questo spiegherebbe il boss, la bestia meteorica, e quei modelli uguali ad Astel che troviamo nel sottosuolo, ma completamente grigi. Da quando Radan ha bloccato le stelle però i passaggi tra le dimensioni sono rimasti congelati, escluso quello per la tavola rotonda che si trova in una bolla sicura nell'Interregno. Questa teoria potrebbe giustificare il dover abbattere Radan per poter accedere al Regno delle Ombre. Eliminando il condottiero, le stelle tornano a muoversi ed i passaggi tra le varie dimensioni si sbloccano, permettendo sia a noi di viaggiare verso altri reami, che agli esseri di altri reami di viaggiare verso l'Interregno. È una teoria un po' buttata là, è solamente un'idea, però potrebbe aver molto senso se consideriamo che il portale per altre dimensioni è il cielo. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Ci troviamo davanti a quello che è un discorso che va avanti da tantissimo tempo e sostanzialmente spezza sempre in due l'utenza. Un Souls deve per forza essere difficile? Questo è davvero un bel dilemma. Incominciamo stabilendo delle basi. Facile o difficile sono due concetti estremamente soggettivi.
quindi qualcosa che per te è facilissimo per me potrebbe essere quasi impossibile, e viceversa qualcosa che io trovo estremamente semplice per te potrebbe essere un gran casino. Quindi la realtà è che tutto dipende dalle capacità del giocatore. Piccola prefazione per buttarci all'interno del discorso, perché oggi parliamo di un gioco che ho avuto modo di rigiocare recentemente e che sicuramente già ai tempi catturò la mia attenzione. Sto parlando di Steel Rising. Se amate Dark Souls, Bloodborne e gli altri capitoli di From Software, probabilmente siete abituati a giochi che mettono alla prova le vostre abilità e soprattutto la vostra pazienza. Tuttavia, non tutti i giochi del genere seguono questa strada ardua, e Steel Rising ne è un esempio molto interessante. Ho seguito Steel Rising particolarmente da vicino, avevo giocato al titolo in anteprima e l'avevo anche recensito ai tempi, davo ancora i voti. E come dissi ai tempi, lo riconfermo ancora oggi, è uno dei migliori titoli per avvicinarsi al mondo dei Souls. Ha un concept intrigante, anche se l'esecuzione sembra avere qualche pecca, permette, diciamo, l'errore al giocatore e ha tutto un menu dedicato all'accessibilità molto curato. Queste sono solo alcune delle caratteristiche principali del gioco. Steel Rising di base ci porta all'interno di una realtà alternativa durante la Rivoluzione Francese, dove i robot sono fuori controllo. Il giocatore veste i panni di Aegis, un automa particolarmente senziente con il compito di salvare tutta la situazione, classico bene contro male. Sviluppato dallo studio francese Spiders, il gioco ambisce alla produzione AAA con risorse però da AA. Si vede e nessuno lo nega, però il gioco ha delle particolarità che io ho trovato estremamente interessanti. Il gameplay di Steel Rising inizia come ci si aspetterebbe da un classico Souls-like, con una sezione introduttiva lineare che ci insegna a schivare e contrattaccare. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalle armi, che offrono opzioni creative come ad esempio i ventagli, che possono essere utilizzati come scudi ma anche per effettuare attacchi rapidissimi. La solita spinta verso la maestria tipica del genere è immediatamente evidente. Il movimento potrebbe non essere affinato come nei migliori giochi del genere, ma il primo boss mi ha fatto capire subito quale fosse la situazione in game. Una merda. Questo ci ha fermato? No, di certo. Più si avanza all'interno di Steel Rising, più il titolo diventa semplice. Sia l'abilità del giocatore che la progressione delle armi e dei livelli sembrano superare notevolmente la curva di difficoltà del gioco. Questo mi fa sospettare che il gioco sia stato indebolito durante lo sviluppo. Progettare giochi che siano soddisfacentemente difficili richiede estrema precisione, e forse Steel Rising ha puntato di più sulla fruibilità del prodotto. Il risultato è un'esperienza che, pur essendo gradevole, ti lascia con il desiderio di alzare il livello di sfida. Questo lo rende un brutto gioco? La risposta è no. Però quantomeno, a differenza di tanti altri, è un titolo accessibile, accessibile a tutti. Per quanto tutto questo possa mettere in disaccordo la community, io trovo che l'essenza di un Souls non risieda semplicemente nella difficoltà, perché la difficoltà è qualcosa di estremamente soggettivo, ma risieda più che altro nelle meccaniche, nell'atmosfera e nell'impronta che si vuol dare al proprio titolo. Sicuramente ritrovarsi in una situazione diametralmente opposta a quella dei Souls canonici di From Software mette in difficoltà il giocatore, me ne rendo conto. Non è facile passare da un titolo dove qualsiasi cosa può devastarti perché effettivamente è pericolosissima, a un titolo dove, anche se prendi 4 schiaffi, effettivamente non cambia troppo a livello di gameplay. Però in questo senso possiamo arrivare a discutere di quanto è soddisfacente un titolo di questo genere rispetto all'opposto. E sì, sto parlando di Sekiro. Spesso definito un gioco di ritmo, ogni combattimento richiede la pressione dei tasti perfettamente sincronizzata, un approccio molto più diretto rispetto a Dark Souls, Bloodborne, ma anche di Steel Rising. Quindi un qualcosa che riesce a piegarti alla propria volontà, cioè il titolo ha la volontà di metterti in difficoltà. Il fatto che Sekiro sia così esigente nei confronti del giocatore, però, lo rende anche estremamente appagante. Nel momento esatto in cui riusciamo ad affrontare un boss o un nemico, anche se minore, e batterlo con facilità, ci sentiamo quasi onnipotenti.
Quindi, avendo provato entrambi i lati della medaglia, posso dire che effettivamente un Souls, per essere definito tale, un Souls-like, debba conservare quella difficoltà intrinseca che trasforma ogni azione riuscita in un vero e proprio successo per il giocatore. Ma inserire all'interno di un gioco delle opzioni di accessibilità dimostra semplicemente umanità. E ci ricorda che probabilmente non siamo soli al mondo e non siamo tutti uguali. Pensa a te, io ed Andrea più volte abbiamo menzionato e richiesto a gran voce una modalità arena per Elden Ring, una modalità boss rush per capirci, che potesse dare un utilizzo ancora maggiore ai colossei sparsi per l'interregno. In succo ci immaginavamo una modalità arena nella quale avremmo potuto combattere nuovamente una serie di boss del gioco senza alcuna pausa tra l'uno e l'altro per ottenere delle ricompense tutte nuove. Ebbene, questa modalità è stata aggiunta, ma non in Elden Ring, bensì in Lords of the Fallen. Tutti quanti sospettavamo che la versione di gioco 1.5 fosse l'ultimo aggiornamento che sarebbe stato inserito nel titolo, ma, colpo di scena, gli sviluppatori se ne escono con una frase inaspettata. Non avrete davvero pensato che Master of Fate sarebbe stato l'ultimo aggiornamento per il viaggio a Mondstadt? È tempo di riaccendere la lanterna perché un'altra avventura vi attende. Questo aggiornamento inserisce una modalità richiestissima nei Souls-like, ossia una boss rush, divisa tra le modalità echi di battaglia e crogioli in questo caso, un sistema grazie al quale potremo riaffrontare i boss della saga senza nessuna interruzione nel mezzo. Echi della battaglia è la prima modalità che permetterà al giocatore di affrontare i suoi boss preferiti uno dietro l'altro, mentre invece per la modalità crogiolo ci troviamo davanti a qualcosa di molto più interessante. In questa modalità affronteremo una sfida composta da 6 boss preselezionati dal gioco con una difficoltà crescente, sui quali dovremo prevalere senza mai perire. In questa maniera riusciremo a portare a casa delle nuove ricompense, come delle monete specifiche e delle nuove tinture per l'armatura. Tuttavia, questa modalità, per essere giocata, richiede di aver concluso almeno una volta l'intero gioco. Invece, la modalità Echi della Battaglia, nonostante sia accessibile prima della conclusione del gioco, ti permetterà di affrontare solamente dei boss che hai già affrontato nel gioco. Insomma, se non hai battuto un boss, non lo puoi affrontare nuovamente in questa modalità. Ma da dove potrei accedere a queste boss rush? Devo dire la verità, Lords of the Fallen si riconferma un gioco facilmente accessibile, visto che ti basterà interagire con qualsiasi vestigia per poter entrare in queste due nuove modalità. E ti dirò di più, se queste sfide possono essere davvero toste in solo o magari non te la senti di affrontarle in solitaria, beh, entrambe le modalità supportano la modalità cooperativa e dunque potrai lanciarti in echi di battaglia o in crogiolo con un amico per concludere più facilmente le sfide. Questa modalità è sempre stata molto richiesta in giro per le community e da quel che ho visto e ricordo davvero in pochi sono i Souls-like che hanno effettivamente inserito una boss rush all'interno dei loro giochi. Mi viene in mente solamente Sekiro, così a memoria, che offre la possibilità di riaffrontare i boss tramite i ricordi, ma non mi ricordo di nessun altro Souls-like che desse questa opportunità ai giocatori. Magari potrei rinfrescarmi la memoria nei commenti. Effetto Inception incredibile. E serve ad introdurre il creator di questa settimana, che è Diesmo 16, nome d'arte di Diego, ligure anche lui, collabora con Nacon e ha un superpotere. Mi ha fatto conoscere il mondo della fotografia, ma all'interno dei videogiochi. Ciao Andrea e ciao a tutti, grazie mille per l'invito. Per me è un vero piacere essere ospite di Top Games. Mi presento brevemente, sono Diego Lorenzi, in arte Diesmo 16, ho 27 anni e sono conosciuto soprattutto per le mie fotografie scattate nei videogiochi. E la classica domanda che mi fanno amici, persone alle fiere, sui social, di solito è questa: come fai a fare questa roba? In realtà è molto più semplice del previsto, in quanto utilizzo le modalità foto all'interno di videogiochi, ormai che sono delle vere e proprie fotocamere ricche di impostazioni come quelle reali, per realizzare immagini da pubblicare sui miei social e mostrare eventualmente alle fiere. Ormai mi occupo di in-game photography da quasi 5 anni, o se volete, se preferite, chiamarla virtual photography, e pubblico la maggior parte dei miei scatti sui miei canali social e sul mio sito.
Inoltre collaboro da qualche anno con Nacon Italia e con numerosi creator per raccontare meglio questo mondo così nuovo e inesplorato. Inizierei subito con la prima domanda. Intanto per capire come mai hai deciso di approcciare i videogiochi con questo metodo innovativo, cioè legato proprio alla fotografia, dal momento che è anche un settore estremamente giovane considerando, diciamo, la nascita del primo videogioco e l'arrivo effettivo a oggi. Beh, ho sempre avuto la passione per la fotografia, ma in passato non l'ho mai approfondita molto, era per lo più un hobby sporadico. Tuttavia, mi capitava spesso di provare le modalità foto presenti nei videogiochi e vedere cosa mi permettevano di fare. Il vero motivo che mi ha fatto iniziare a specializzarmi nella fotografia in game è stato quello di voler scrivere una tesi di laurea sull'utilizzo di social media e raccontarne le dinamiche attraverso un mio progetto vero e proprio. In quanto gamer, la scelta più ovvia era quella di raccontare i videogiochi. Mi serviva però qualcosa che mi differenziasse, dovevo trovare un metodo alternativo. Da qui ho capito che focalizzarmi sulla produzione di immagini create direttamente nei videogiochi, studiare meglio le modalità foto e far scoprire questa attività a più persone sarebbe stata una strada giusta da seguire per creare contenuti e da pubblicare online, e allo stesso tempo videogiocando potevo creare contenuti in maniera quasi infinita e in modo relativamente veloce, pensavo all'epoca. Dopo qualche anno di gestione di questa pagina e esplorando sempre di più le potenzialità della virtual photography, sono riuscito a far crescere una community su questa pratica, questa tipologia di fotografia, tramite una pagina Instagram che prende il nome di Diesmo16, il mio vero nickname storico. E potete trovare tutta la spiegazione, tra virgolette, accademica su come si producono immagini nei videogiochi, il perché la in-game photography ha delle potenzialità enormi per il futuro e le strategie social che ho utilizzato proprio nella mia tesi di laurea magistrale, che finalmente poi ho pubblicato nel 2022. Inutile dirti che poter parlare di Jin Sakai, di Ghost of Tsushima o di Dark Souls alla commissione di laurea è qualcosa che in pochi possono vantare. E questo è anche uno dei motivi per cui sei qui, perché io ho piacere a far conoscere alla mia community intanto i creator che seguo, ma soprattutto creator che secondo me hanno un valore speciale. Detto questo, al momento, qual è il videogioco che artisticamente parlando ti ha dato più soddisfazioni per quello che riguarda l'in-game photography? In realtà è una domanda molto difficile, perché ho alcuni videogiochi a cui sono molto affezionato dal punto di vista artistico e personale. Tuttavia, il poco fa citato Ghost of Tsushima è quello che ritengo il più incisivo da questo punto di vista. Prima di tutto per l'estetica generale del titolo, le ambientazioni, i personaggi e la facilità con cui si possono catturare immagini tramite la modalità foto del videogioco, e soprattutto in un mondo così creativo creato da Sucker Punch. Inoltre, nonostante sia ormai un gioco del 2020, possiede una delle modalità foto più complete in assoluto. Mancano alcune feature più moderne, viste con titoli più recenti come i remake di The Last of Us o Spider-Man 2, come ad esempio l'aggiunta di luci artificiali o la modifica dei costumi all'interno della photo mod. Tuttavia, permette di produrre degli scatti in modo accessibile, semplice a tutti e con potenzialmente una personalizzazione infinita. Non a caso sono fra coloro che desiderano un secondo capitolo proprio per le potenzialità che avrebbe un gioco del genere sviluppato sulla current gen e una modalità foto ancora più potente, magari proprio con queste aggiunte o trovate ancora più importanti. No, caro mio, ci sono anch'io che vorrei il seguito, ma perché a me piaceva il gioco, punto. Noi ci siamo anche conosciuti in fiera a Genova e mi hai detto una cosa che mi è rimasta impressa. Io cerco di fare meno editing e post-produzione possibile. Quindi ogni tuo scatto praticamente esce per la sua maggior parte direttamente dalla console o dal computer, a seconda di che cosa utilizzi per farlo lo scatto. Mi viene da dire una cosa: quanto ci vuole per ottenere uno scatto di quelli che tu proponi sui tuoi profili? Sì, ricordo molto bene la nostra chiacchierata a Genova
E sì, il più del lavoro cerco di farlo all'interno del videogioco in sé. C'è però da specificare un vantaggio della fotografia in-game rispetto a quella reale, ovvero sia il fattore tempo. Infatti possiamo far ripetere un'azione al personaggio innumerevoli volte, nello stesso identico modo e nelle condizioni di luce più adatte all'immagine finale. Contemporaneamente però questo mi porta a voler raggiungere una posa esatta e a impiegare molto più tempo per realizzare ciò che ho in mente. Per fare questo infatti bisogna anche però conoscere bene le meccaniche di gioco, sapere quando è il momento giusto di mettere in pausa e aprire la modalità foto. Da qui, da questo primo setup del personaggio e dell'ambientazione, che prevede ovviamente un raggiungimento di queste aree da voler fotografare o l'aver sbloccato costumi o armature specifiche per lo shooting, avendo la scena bloccata cerco di apportare tutte le modifiche fotografiche che mi interessano, usando sempre di più l'editor fornito dalla modalità foto. Impostazioni fotografiche come la composizione, la lunghezza focale, esposizione, filtri eccetera dipendono dalla modalità foto presente nel software. Di conseguenza occorre anche studiare ciò che è possibile fare di titolo in titolo. Ah già, e non dimentichiamoci che io scatto una versione orizzontale e una versione verticale della stessa immagine per ogni situazione, così da poter decidere poi quale formato utilizzare per i miei post. Per concludere, per ogni foto che vedi, in sostanza, ci sono ore di lavoro che si dividono nella fase di gameplay per raggiungere quella situazione, quell'area, quel livello. Bisogna conoscere i movimenti dei personaggi e sperimentare durante la fase fotografica. Ovviamente, come tu ben sai, sto tralasciando nel calcolo totale la creazione di contenuti per i social, quindi pianificazione, pubblicazione, e tu sai molto meglio di me quanto tempo e lavoro ci sia dietro. Non so assolutamente a cosa tu ti stia riferendo, considerando oltretutto che Domenica Souls richiede circa 3 giorni di lavoro per vedere la luce. Ma veniamo ad un discorso un po' più leggerino. Al di fuori di Diezmo 16, quindi del lavoro come virtual photographer, che giochi piacciono a Diego? Io credo di definirmi un gamer a tutto tondo, cioè sono cresciuto con videogiochi gestionali, passato poi agli action più classici, ma allo stesso tempo amo i simulatori di guida. E piccola curiosità, proprio Gran Turismo è stato il primo videogioco a introdurre una modalità foto all'interno del proprio software. Ma siccome qua siamo Top Games, sarei sicuramente felice di sapere che ho una grande passione per i Souls-like, fin dal primo Dark Souls giocato su PS3, e ho finito di recente il remake di Demon's Souls, che per me è stata una gioia incredibile per gli occhi e per ciò che faccio, perché sapere che potevo scattare foto al suo interno per me era qualcosa di incredibile. Per la prima volta potevo scattare all'interno di un gioco From. Infatti, con questo remake, Bluepoint ha inserito per la prima volta una modalità foto ufficiale all'interno di un gioco From Software, ispirandosi molto alla modalità presente nel remake di Shadow of the Colossus PS, gioco fra i miei preferiti e su cui ho scattato migliaia di foto. Tutte le mie immagini, tratte dai titoli From, che puoi vedere sulle mie pagine sul sito, sono state scattate inquadrando i boss, la scena e tutto quanto con la camera del personaggio, oppure utilizzando i binocoli. Esistono infatti mod per PC per Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, eccetera, soprattutto anche Elden Ring, ma mai From Software ha voluto inserire una modalità foto ufficiale nativa per i propri titoli. Sono il me del futuro. Faccio una piccola precisazione. Viene inserito Bloodborne all'interno dei giochi anche su PC, ma si sta parlando in questo caso specifico di emulazione e soprattutto dell'utilizzo di mod sull'emulazione. Quindi è una cosa assai complessa da fare. Ma come penso si sia capito, da quando ho iniziato a scattare foto in game, una caratteristica che mi invoglia ad acquistare un gioco è proprio la sua componente fotografica, e non necessariamente grafica. Se devo scegliere quale titolo iniziare, ovviamente opterò prima per uno che mi offre la possibilità di creare immagini e poi magari secondariamente optare su qualcosa di differente. E ammetto che a lungo andare può diventare una maledizione essere un virtual photographer, perché a volte produrre immagini rischia di rovinare l'esperienza videoludica alla ricerca di uno scatto perfetto, oppure ore e ore passate su una modalità foto piuttosto che a godersi il videogioco. Dunque,
ultimamente, negli ultimi anni, ormai mi do come obiettivo quello di separare una sessione di gameplay da quella di shooting, così da fare, da poter creare contenuti in modo piacevole e coerente senza sacrificare il gameplay e la vera sessione di gioco che ci fa emozionare tutti. Domanda super difficile. Dove ti vedi tra 10 anni? Il mio obiettivo è quello di diventare sempre di più un punto di riferimento italiano, come lo possono essere anche già alcuni miei colleghi e ormai amici con cui collaboro. E sono molto attivo lato immagini, ma vorrei espandermi anche lato video. Ho qualche idea interessante con il quale potermi mettere in gioco e diventare un creator a tutto tondo, però sto ancora elaborando un po' bene come fare i primi passi. Chissà, magari un giorno vorrei poter anche collaborare direttamente con qualche team di sviluppo per poter fornire il mio feedback, il feedback di qualcuno che vive letteralmente all'interno delle modalità foto, e ogni volta che accende la console è la prima cosa che controlla. Quindi una persona che conosce le dinamiche di uno strumento così tanto potente e versatile potrebbe essere anche molto utile dal punto di vista della produzione vera e propria del videogioco e di come questa modalità possa influire sugli acquisti / l'apprezzamento del gioco in sé. Un altro obiettivo che mi do da qui ai prossimi anni è sicuramente quello di voler esporre in maniera ufficiale le mie immagini alle fiere Comics and Games o addirittura in qualche mostra in giro per l'Italia. Da quel che vedo quando frequento le fiere, vedo molto interesse per le mie foto e foto dei miei colleghi, e sono sicuro che se esposte ad uno stand ci sarebbero molte persone incuriosite e pronte a provare in prima persona. Perché no? Magari fare piccole sessioni di tutorial su come si possono fare fotografie in game e far capire quanto questa modalità foto sia potente anche per scoprire le tecniche fotografiche o apprezzare ancora di più i propri personaggi preferiti o l'ambientazione di un videogioco che ci ha colpito particolarmente. E come io e te sappiamo, io ho sempre spinto perché tu aprissi un canale YouTube, perché effettivamente secondo me a livello informativo ed educativo è una cosa bellissima quella della fotografia in game. Ma siamo giunti alla fine anche di questa intervista. Io invito ovviamente tutti quanti ad andare qua sotto in descrizione per trovare il link al profilo Instagram di Diasmo16. Diego, io ti ringrazio per essere rimasto con noi e soprattutto per averci illuminato su un settore che magari tanti non conoscevano nemmeno, e ti voglio chiedere di fare un ultimo saluto e un augurio a tutte le persone che ispirerai con questo video. Beh, che dire, per me è stato davvero un onore, ma soprattutto un grande piacere poter raccontare un po' del mio lavoro qui a Top Games, quindi Andrea ti ringrazio ancora e lo apprezzo molto. E vorrei dire che a tutti coloro che già conoscono la fotografia in gioco di continuare così, sperimentare sempre di più e approfondire nuovi modi per esprimersi attraverso queste immagini. Per chi invece scopre oggi questo tipo di fotografia, oppure l'ha solo conosciuta in parte, consiglio di provare a aprire la modalità foto, anche solo per salvare qualche ricordo del proprio gameplay. Oppure semplicemente fare foto in game è un ottimo modo per creare sfondi fighi per lo smartphone o il PC, quindi poi potreste anche vantarvi con gli amici, perché io sinceramente lo faccio sempre. E per qualsiasi curiosità o consiglio, tutti mi possono scrivere tranquillamente, quindi sarò felice di poter aiutare o raccontare anche qualche chicca in più. Non vedo l'ora di vedere qualche scatto di Andrea oppure di qualcuno di voi. Ciao a tutti e a presto! Mi raccomando, ricordatevi che tutti i link di riferimento di Diego sono qua sotto in descrizione. Noi ora passiamo ad una cosa molto importante, il quizzettone. Bentornati nel gioco senza premi, che non serve assolutamente a nulla, ma dimostra quanto siete preparati sul mondo dei Souls. Settimana scorsa la domanda era: Morgoth, Mog e Godwin sono figli di Godfrey e Marika? Su Instagram molti di voi hanno risposto nella maniera corretta e questa volta mia madre non ha influenzato. Bravi. E la risposta giusta era sì. Ma veniamo di conseguenza alla domanda di oggi. In Demon's Souls Remake, è possibile mettere il gioco in pausa? Su Instagram troverete la storia in cui potrete rispondere e settimana prossima, come sempre, qui troverete la risposta corretta. Se volete aiutarci a crescere, iscrivetevi anche a Instagram, ci sarebbe di grande aiuto.
Ci sono delle novità incredibili direttamente dagli uffici di From Software a Tokyo. Infatti Hidetaka Miyazaki, il creatore dietro ai nostri amati Souls-like, ha rivelato alcuni dettagli succosi sull'espansione Shadow of the Erd 3 per Elden Ring. Preparatevi perché questo DLC promette di essere veramente gigantesco. From Software è sempre stata molto cauta nell'esporsi sulle dimensioni del DLC, però ormai ci siamo e c'è anche qualcuno che spulciando in giro ha trovato le dimensioni effettive del download di questo prodotto. Intanto parliamo di area calpestabile, si parla di una zona grossa quanto Sepolcride, la zona iniziale del gioco base, ma lasciatemi dire che questa stima è decisamente sottovalutata. Visionando le immagini di chi ha potuto giocare a Shadow of the Erd 3, posso dire con assoluta certezza che è molto più grande di quanto ci aspettiamo e sfrutta molto di più la verticalità del gioco rispetto, diciamo, al gioco base. Quindi non solo il territorio è vasto, ma è anche più complesso rispetto a qualsiasi altra parte della mappa di Elden Ring. Le parole di Miyazaki ai microfoni di PC Gamer sono state: volevamo quella sensazione di grandezza per questa mappa, perché volevamo che l'esperienza del giocatore fosse all'altezza del gioco base. Volevamo che provasse di nuovo quel senso di scoperta e meraviglia. Avevamo bisogno di una mappa che sostenesse e potenziasse questa sensazione. Chiaramente, fare una mappa identica ma più piccola non sarebbe stato sufficiente, quindi abbiamo voluto approcciare con una diversa granularità. Non conosco il termine italiano per tradurre questa cosa, quindi ho utilizzato granulosità. Però, effettivamente, il concetto è: hanno cambiato la densità della roba sulla mappa e la disposizione. Di conseguenza ci troviamo davanti a dislivelli, dungeon, ambienti visitabili e altre cose con una disposizione completamente differente rispetto a quella che abbiamo vissuto all'interno di Elden Ring, regalandoci di fatto una di quelle esperienze che tutti quanti abbiamo sempre sognato, un qualcosa di un po' più vivo, un po' più dinamico forse. Detto questo, è stata rivelata da degli insider la dimensione del DLC di Elden Ring, che sarà di circa 16,5 GB su PlayStation 5. Partiamo cercando di fare un discorso logico. Elden Ring Shadow of the Erd 3 debutterà il 21 giugno su PlayStation, Xbox e PC. I data miner di PlayStation Game Sides hanno già scoperto che il DLC peserà circa 16,5 GB su PlayStation 5. Per darvi un'idea però, questo è circa un terzo delle dimensioni del gioco base, che al lancio occupava 45 giga circa. Anche se questo non significa che avremo esattamente un terzo del contenuto del gioco originale, è comunque un indicatore di quanto sia corposo effettivamente il DLC. Solo pochi mesi fa, Hidetaka Miyazaki ha descritto Shadow of the Erd 3 come l'espansione più grande mai realizzata dallo studio, e sembra che non stesse esagerando rispetto ad altre, diciamo, celebri espansioni come quella di Bloodborne e Dark Souls 3, che offrivano circa 10 ore di contenuti. I primi rumor parlano di ben 25-30 ore di gioco effettivo per quello che riguarda la nuova avventura. Se queste voci si riveleranno vere, ci aspetta un DLC ricco di contenuti e sorprese. Ora parlo un po' in maniera soggettiva, un po' tanto in maniera soggettiva. Io, da fan del gioco, 25-30 ore sono più o meno la metà delle ore che mi sarei aspettato. Mi spiego. So benissimo che 25-30 ore sono le ore necessarie per finire la main quest, quindi andare dall'inizio del DLC alla fine in linea retta quasi. Però ci sono un sacco di altre cose che si possono fare, quindi se lavoriamo sul completismo il monte ore si alza. Se lavoriamo sulle possibilità che ci sono all'interno del DLC, perché sappiamo già per certo che si possono prendere decisioni diverse e queste decisioni ci portano a diramazioni della storia, ma alla stessa conclusione. Quindi, a mio modesto parere, ci troviamo davanti all'incirca a 60-70 ore di gioco per riuscire a completarlo più completismo e circa 20 ore extra di cazzeggio. C'è un titolo che sta facendo parlare molto di sé e è The Relic First Guardian. Se siete appassionati di giochi Souls-like, e se lo siete è chiaro che siete qui in questo momento, questo video è fatto per voi. The Relic promette di essere un mix intrigante tra Elden Ring e Sekiro, con alcune caratteristiche uniche che potrebbero renderlo uno dei migliori in assoluto nel suo genere.
È vero, potrebbe sembrare l'ennesimo clone di Dark Souls, ma c'è molto di più di quanto si vede nei trailer. Il combattimento, ad esempio, ricorda molto Sekiro, con un forte focus sulle parate e sulla rottura della posizione. Tuttavia, il mondo di gioco è aperto, simile a quello di Elden Ring, offrendo così una combinazione che potrebbe davvero colpire nel segno. Il trailer ufficiale non rende giustizia al gameplay reale. In altre presentazioni il combattimento si mostra molto più veloce e fluido, senza i rallentamenti fastidiosi del trailer principale. La struttura del combattimento è semplice ma efficace. Rompere la posizione degli avversari li rende vulnerabili, aumentando i danni inflitti. Quindi il nostro scopo è sostanzialmente mettere in ginocchio il nemico. Ci sono nemici più intelligenti che possono bloccare e contrattaccare e rendono ogni scontro effettivamente una sfida vera e propria. Questo approccio ricorda molto Sekiro e promette combattimenti intensi e gratificanti. Una delle caratteristiche più interessanti di The Relic è l'uso dinamico dell'ambiente, non solo per i combattimenti, ma anche per esplorare e avanzare all'interno del gioco. Ad esempio, è possibile utilizzare il fuoco per distruggere i muri fatti di legno e aprire così nuove strade. Questa interattività rende il mondo di gioco più vivo e coinvolgente. Il mondo semiaperto di The Relic offre incontri dinamici con nemici che possono attaccarti all'improvviso o combattere anche tra di loro. Questi eventi casuali rendono l'esplorazione sempre fresca ed imprevedibile. The Relic presenta 5 tipi di armi differenti, ciascuna con abilità uniche. Non ci sono livelli per il personaggio, ma piuttosto si concentrerà sull'upgrade delle armi, abilità e rune. Questa scelta di design mantiene il focus sull'azione e sulle skill del giocatore, evitando di perdersi in parametri sostanzialmente troppo complessi. Concluderei parlando del colpo d'occhio, perché il gioco è veramente impressionante. L'illuminazione dinamica e i dettagli degli ambienti creano un'atmosfera unica e immersiva. Ogni area sembra viva e piena di storia, poi ovviamente è accompagnata anche da un audio di eccellenza, e tutto questo trasforma alcune situazioni in qualcosa che genera sostanzialmente tensione nel giocatore e frenesia. Sì, lo so che l'avrete capito, mi piace tantissimo quello che ho visto ed è entrato nei radar, sono sinceramente in hype. Il gioco di questa settimana è Sandland, un titolo che mi sta sinceramente piacendo e che sto giocando integralmente sul canale Gameplay, che trovi qua sotto in descrizione. Ho iniziato il titolo perché è mancato Toriyama, ho visto la serie su Disney Plus e mi sono detto, perché no? Ad oggi è probabilmente l'adattamento che più mi è piaciuto di un anime o manga ad un videogioco. Cel shading incredibile, sembra di giocare all'interno dell'anime con animazioni fluide e veritiere rispetto al classico giapponese. La storia non è delle più brillanti, ma accompagna molto bene in un contesto simile a quello di Mad Max, solo che si parla di coesistenza tra umani e demoni che cercano semplicemente l'acqua. Ci sono colpi di scena e scopriamo dei dettagli assurdi sui personaggi che in questo modo diventano più umani di quello che si potesse pensare, e in conclusione i temi come inclusività, giustizia, coraggio e rispetto sono ben presenti come in molti dei cartoni della vecchia guardia, quelli con cui sono un po' cresciuto. Continui riferimenti a Dragon Ball, Toriyama World, Arale e altri ti fanno apprezzare ogni dettaglio del gioco e della sua storia, anche se dobbiamo considerare sempre che alcune cose risultano essere un po' telefonate, ma solo per chi ha buone conoscenze dei lavori di Toriyama. Per chi invece non ha idea di che cosa sia Dragon Ball e Company, il gioco offre un ottimo insieme di attività che si possono gestire senza troppa difficoltà in una porzione di 30 minuti circa. Quindi è un titolo che si può giocare in tutta tranquillità anche nei ritagli di tempo. Un dato che mi è piaciuto particolarmente è l'utilizzo delle capsule e dei mezzi di trasporto come carro armato, moto, jump bot, ma altro ancora c'è in mezzo per permetterci di affrontare sostanzialmente battaglie su diversi piani e con strategie particolari avanzare nei dungeon ed esplorare questo pazzo mondo.
Sandland è il classico titolo che avrei sempre voluto per i miei anime e manga preferiti. Io che aspetto ancora un videogioco su Rayart, o Escaflone, che sono tra le mie serie preferite in assoluto, ma solo anime, perché non ho mai seguito i manga di questi titoli. Quindi Bandai, se ti capitasse di fare, diciamo, uno strappo alla regola, potresti pensare anche a loro. Qui sotto in descrizione vi lascio tutti i link relativi al gioco e vi lascio anche il link relativo al nostro giveaway organizzato in collaborazione con Instant Gaming. Partecipare è facilissimo e se vieni estratto potrai sceglierti un gioco a tuo piacimento tra tutto il catalogo di Instant Gaming. Che dire, sono sinceramente stravolto, stanco morto, però sono felice perché questi contenuti vi stanno piacendo e mi spaventava fare dei video così lunghi perché l'investimento di tempo è mastodontico. Più o meno per creare un video di questo genere ci vuole una giornata di scrittura e poi più o meno 3 giorni tra girare tutte le parti, comprese le interviste e il montaggio. Quindi ragazzi, se ogni tanto ritardiamo o saltiamo un contenuto in settimana, mi dispiace, ma è per darvi questo la domenica. Io vorrei tanto che questi video funzionassero molto di più, ma pian pianino, un passo alla volta, riusciremo a fare tutto. Noi ci vediamo domenica prossima, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete nemmeno un video e in caso alle 10 ci trovate sempre qui su Domenica Souls.